a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovissimo video. Allora, oggi che cosa faremo? Allora, innanzitutto faremo la reaction al trailer, ma prima di incominciare con appunto la reaction, che tra l'altro non è proprio una reaction perché io già l'ho visto per la prima volta, non vedo una cosa in diretta con voi e quindi lo so ragazzi, mi dispiace, ma comunque sia mi raccomando, seguite fino alla fine perché ci sono delle cose che vi dovrò dire. Tra l'altro, mercoledì uscirà il video di uno spoiler della serie che vorrò fare io, disegnata da me, e poi invece venerdì uscirà un video, diciamo, normale, dove vi parlerò delle varie cose su Spider-Man, sui vari leak, sulla Marvel in generale, ok? Detto questo, io direi di andare con il video. Allora, eccoci qua. Prima di iniziare con la reaction al trailer, vi ricordo di iniziarmi a seguire, perché vi sto ringraziando tantissimo per il supporto che mi state dando, di iniziarmi a seguire, lasciare un bel like, commentate, attivate la campanellina. E quindi io direi di andare con la reaction del trailer. Allora, dato che in inglese l'audio non è che sarà altissimo, tanto in inglese, iniziamo a vedere. Commentiamo tutto insieme. Allora, no, trailer start now, vamos. Allora, Across the Spider-Verse, vai. Miles, già l'abbiamo visto. Ah, nella scuola però non c'era visto. Ok, bene, sì. Poi qui giustamente va con i genitori, dopo il primo film, tutto e tutto. Poi vediamo ancora che cosa altro c'è. The Spot, esatto. Però mi sembra, tipo, dopo nell'analisi vi dirò, cioè vedete che è un po' panzone, ecco. Cioè, non mi sembra un vero cattivo. E poi ho notato anche una cosa. Eccolo, Miles. Poi è goffo il fatto, è che è goffo The Spot. Cioè, proprio, ma proprio goffo. Cioè, guardatelo. Se non è così goffo. Infatti secondo me ritorna il fatto che non è il vero villain, però aspettiamo, secondo me il vero villain è Spider-Man 2099, eh. Ok, vabbè, l'abbiamo visto, ecco qua, qui è un altro indizio che secondo me, guardate attentamente la scena che sta per venire, eh. Aspetta, non questa. Aspettate, non questa, vi dico io quando. Ok, sta per venire, eccola, guardate qui, tanto, vabbè, guardate qua, dovrebbe essere tra un pochetto, eh. Guardate bene qui, dovrebbe essere lui che afferra la mano di qualcuno. Come il mio ultimissimissimo short, quell'immagine lì. Guardate a me. Don't stop me now. Comunque guardate, eh. No, ma ancora non c'è sta scena, ma può essere che non l'hanno tagliata. Ecco, avete notato la scena che c'è appena stata, che lui si prende la mano? Guardate pure questa con Gwen, guardate tutte le scene di Gwen, eh. E guardate anche la scena che vi ho fatto vedere io. Quindi quella lì, quella scena sotto il mio sfondo. Vi dico soltanto una cosa, quella lì non è Gwen. Beh, punto e basta, quella lì non è Gwen, perché non è Gwen. Ma si vede perché non c'ha le ragnatele. Quindi secondo me, secondo me, ascoltatemi bene. Allora, avete presente The Spot? Vi dico soltanto sta cosa, eh. The Spot, secondo me, non è il vero villain. Il vero villain, appunto, è Spider-Man 2099. Secondo me è lui il vero villain. Ma se no non si spiega, perché The Spot è goffo. Fa il ladruncolo. Sì, è un cattivo, ma pure nella serie TV degli anni 90 non è un vero cattivo, perché poi dopo salva lui il mondo. È lui l'eroe vero e proprio. Quindi,
secondo me, non è il vero villain. Anche se però, se lo, caratterizzavano meglio, ovviamente dal trailer ancora non possiamo, abbiamo visto poche scene, ancora non possiamo giudicarlo. Però, secondo me, se veniva caratterizzato meglio, poteva essere, nel trailer intendo, poteva farci capire che era lui il vero villain, per mascherare che il vero villain è appunto Spider-Man 2099. Detto questo, ci vediamo venerdì con l'analisi del trailer e mercoledì con gli spoiler e domani e oggi con alcuni short. Detto ciò, bella!